Un grande parco urbano alle porte a ovest della città, nell'area a ridosso degli impianti sportivi di Piazza d'Armi, con un auditorium di quasi migliaia di posti che l'Aquila non ha mai avuto e di cui, in un contesto di penuria di spazi in grado di ospitare grandi eventi culturali, la città ha davvero bisogno. Un progetto però fermo all'anno zero, eppure i soldi ci sono. 15 milioni arrivati dal bando periferie, 4 milioni dalla legge Mancia e oltre 3 milioni di euro dall'Australia. La gara è stata fatta e c'è la ditta aggiudicatrice, ma non si può ancora partire, perché la gara, a seguito di un concorso di idee da cui è stato scelto il progetto, è stata fatta con la procedura dell'appalto integrato che consiste nell'obbligo della ditta vincitrice a redigere il progetto esecutivo. Ma l'impresa, dopo aver vinto, ha chiesto al comune più risorse per adeguare il progetto iniziale, richieste irricevibili per il comune e per il RUP che si è opposto alla ditta. Ma se non si dovesse arrivare a un accordo con l'impresa in tempi brevi, si dovrà ricominciare tutto da capo. La base d'asta dei lavori erano 18 milioni di euro, un'impresa se l'è aggiudicati con più del 50% di ribasso, quindi a 10 milioni di euro, poi quando ha prodotto il progetto definitivo ha riportato l'importo a 15 milioni di euro. Il RUP giustamente gli ha contestato questo tipo di importo adducendo l'impresa, adduceva il problema della progettazione che non si era tenuto conto di alcuni aspetti per quanto riguarda la tenuta al terremoto, mentre il RUP Galassi ha contestato questa operazione e gli ha chiesto o un confronto per quanto riguarda un adeguamento che deve essere comunque sottoposto alla Corte dei Conti e all'ANAC, oppure si procederà all'annullamento della gara, ma purtroppo bisognerà effettuare un'altra gara, quindi con ulteriori perdite di tempo. Il comitato appunto degli abruzzesi in Australia è venuto e sarà ospite di recente della nostra città e ha ribadito di aver appunto dato questo finanziamento che è destinato alla realizzazione del teatro di Piazza d'Armi. Non è stato ancora utilizzato, più che si è persa traccia, giace come tanti fondi, finanziamenti pubblici o privati che siano per la ricostruzione pubblica, che di fatto non è mai partita in questa città e siamo a 10 anni dal sisma quasi.